Il Manfredonia batte l'Atletico Vieste 2-1 e supera il turno di Coppa Italia di eccellenza pugliese. Mister Ruffini, rispetto alla gara di andata, schiera in campo come attaccanti Stoppiello e Denitis e lascia in panchina i due attaccanti titolari Trotta e Morra. Il Manfredonia subito accelera e passa in vantaggio all'ottavo, infatti è Denitis a segnare la rete raccogliendo un assist di testa di Stoppiello, che gli regala una facile palla da depositare in porta per l'1-0. E neanche il tempo di gioire, al 12esimo l'Atletico Vieste pareggia con Tanti Monaco, che trafigge l'estremo difensore Sipontino Leuci con un diagonale. Dopo alcuni capovolgimenti di fronte, le due squadre non si risparmiano e il Manfredonia a passare in vantaggio al 34esimo con Ciccerelli, che si fa trovare pronto in area di rigore depositando la palla in rete grazie a un assist dalla sinistra di Coronese. Nella ripresa ci sono numerosi cambi e non ci sono molte azioni da rete, ma al 21esimo è Alessandro Morra a fornire un buon passaggio per Stoppiello, che calcia il pallone alto sulla traversa. Al 30esimo della ripresa, mister Ruffini prima manda in campo Nino Morra e poi Capitan Trotta, autore anche lui di una buona prestazione. La partita scivola lentamente verso il finale e pochi istanti prima del fischio finale c'è un'occasione per il pareggio ospite, ma per fortuna dei biancocelesti non succede nulla, ha sventato il pericolo. Subito dopo l'arbitro fischia alla fine della gara e quindi il passaggio del turno per il Manfredonia. E ora ci si ributta di nuovo nel campionato, domenica prossima con gara che inizierà alle 15:30 e i Sipontini saranno di scena a San Severo.